Ragazzi, che bello però constatare come la moda lambre nelettonica sia cambiata ultimamente. Dunque, non più un lambrenedetto, un lambrenedamus che indossa le solite magliette nere, bensì in questi ultimi episodi possiamo notare un cambiamento nel vestiario dell'lambrenedamus. Oggi ci regala questa magliettina a strisce bianche e nere. Mi piace, mi piace. Ragazzi, ho una notizia terribile. Sentiamo un po' qual è questa notizia terribile. Una notizia terribile, ragazzi. Una notizia terribile. Oh, secondo me, video del genere dell'Lambrenedamus appartengono a quella saga dei video ironici targati Lambrenedetto, come questi miei video qua, quando faccio cose del genere reaction. Sono video ironici, ragazzi, non vanno presi sul serio. Questi giorni qua sono un po' raffreddato, ecco giù la voce. Oh, a parte che mamma mia, ragazzi, cioè, le mie vicissitudini personali non finiscono. C'ho un problema a caldaia, a parte che non è quella la notizia, ho un problema a caldaia. Vabbè, tutti abbiamo problemi alle caldaie o ad altri utensili per far funzionare correttamente la casa. Dunque, vicissitudini. E mo', perché tocca riparare una caldaia? Mi sembra un po' esagerata la cosa. Casa, ho chiamato l'assistenza, ha cambiato pezzo, non va ancora bene, vabbè, parte sta roba qui, che sistemeremo. Ma sì, per una caldaia, iniziarci un video parlando del problema di una caldaia. Allora, la notizia terribile, ve la dico, però prima apro una parentesi, visto che mi state chiedendo sul discorso Lambre, quando vai, non vai, roba. Allora, a tempo debito vi farò sapere tutto. Io so che c'ho già tutti quelli lì che mi aspettano al varco che diranno no, ma va, ma non è vero, non andrà. Secondo me è vero. Andrà, andrà, lascerà l'Europa. Scusa, tornerà. Vabbè, Mi fido, mi fido, mi fido dell'Lambrenedamus. Se in questo caso si comporta come fa quando, per esempio, parla della Germania, allora mi fido, allora mi fido che lascerà l'Europa. ripeto, quando fai certi passaggi extraeuropei non li fai in una giornata, al di là del fatto che devo rinnovare il. Ma anche quando fai passaggi non extraeuropei, non è che si fanno in una giornata. Tant'è vero che anche per trasferirsi in Germania, che per carità, dal punto di vista sia burocratico, dal punto di vista della distanza, molto più semplice che trasferirsi in Australia, però anche trasferirsi in Deutschland non è che si faccia in una giornata, anzi, anzi, e anche dal punto di vista burocratico non è che sia poi così semplice, certo, molto più facile che avere a che fare con le scartoffie australiane, per esempio. Facendo con degli studi all'estero, legali, compagnia varia, per il trasferimento, perché ci vogliono tutta la documentazione, no? Ripeto, una famiglia di amici di mio fratello che si trasferirono tutta la famiglia in Canada, io non vado in Canada, ok? Dovettero aspettare un po' di tempo, anche qualche mese, per fare tutta la documentazione che ci sono. Sì, e allora? Cioè, finora ci sta dando. Finora si sta rivelando essere ancora una volta uno scopritore di acque calde. Paesi che prendi, vai lì,
lì, pim pum pa, ciao, sono arrivato e compagnia varia. Ripeto, sono molto deluso perché purtroppo, affidandomi comunque, ovviamente mi sto affidando a studi, a situazioni di connazionali all'estero, io vedo più la voglia di pagami che poi darmi una. Vabbè, l'hambre ne deve. Fa parte del gioco, te ne devi fare una ragione, soprattutto quando ti vuoi trasferire in paesi extraeuropei. Devi mettere in conto che ci siano degli intoppi burocratici e che certa gente, magari voglia essere pagata più del dovuto. È così, ragazzi, è così quando ti trasferisci fuori dall'Europa, dall'Unione Europea. Questi sono i contro a cui bisogna andare incontro, e scusate la ripetizione. Mi ricordo quando ero in Brasile, dal punto di vista burocratico, non era semplice la cosa, non si capiva una mazza, già non si capisce una mazza quando sei nell'Unione Europea. Figuriamoci quando devi, magari quando vuoi andare ad abitare fuori dall'Unione Europea. Ragazzi, non bisogna lamentarsi. Se hai preso una decisione, devi concentrarti 100%, almeno un mio consiglio, 100% su quella cosa lì, limitando almeno possibile le lamentele, perché sono scelte, nessuno ci forza a fare queste scelte. Sono scelte personali, e scusate tutta questa ripetizione della parola scelta, scelte. Possa servire, e quindi potrebbe darsi che magari partirò perché partirò. Cioè, non è che nessuno ci viene a prendere col jet privato, ci stende il tappeto rosso e ci porta nella destinazione da noi scelta. No. Bisogna farsi un mazzo così. Farò poi magari tutto in loco. Ovviamente farò i visti, tutte le menate varie possibili, tutto quello che deve fare. Okay. Non andrò in un paese sicuramente in cui mi devo alzare e preoccupare di uscire di casa per la sicurezza, cioè io voglio andare in un posto dove sto tranquillo, ok? Vabbè, in Italia. L'Italia non mi sembra uno di questi paesi pericolosi. Tutt'altro, ragazzi, tutt'altro. Quando ero in Brasile, che manco il Brasile è uno dei paesi più pericolosi al mondo, attenzione. Ma Rio de Janeiro, quando ho abitato lì, Rio de Janeiro è considerata una delle città più pericolose al mondo. Ci siamo? Voglio dire, andate a vedere una lista delle città più pericolose al mondo, c'è Città del Capo, che sono anche stato e non mi è successo niente. Rio de Janeiro, sono stato anche a Buenos Aires, che è considerata anche molto pericolosa. In tutte e tre queste città non mi è mai successo niente, anche perché mi sono informato prima e ho rispetto della cultura. Non è che giro su questi luoghi con i Rolex, con i vestiti firmati, no, ci giro rispettando la cultura locale, voglio dire. Dunque, dai, quando dice che l'Italia è pericolosa, ma dove? Dai, anche Milano, sì, per carità, non sarà il posto più sicuro di questo pianeta Terra, ma mo, voglio dire. Ma poi Olginate, dove sta lui? Ho delle offerte lavorative buone in paesi interessanti nel mio settore dell'automation technology. Ma qual è questa notizia terribile? Ah, 3 minuti e ancora non ce l'ha detta. 8 minuti di video. Dimensionale, offerte ci sono e le sto valutando. Ce lo hai già detto 1 miliardo di volte. Qual è questa notizia terribile? Allora. Che vado via adesso, questo video non è della notizia terribile, la notizia terribile è un'altra che poi vi do dopo.
che poi vi do dopo. Ma mica ce la starà, ce la darà all'ultimo minuto, mannaggia. La gente pensi no, di qua no, ragazzi, detto, ci sono diversi motivi che mi portano purtroppo ad andare via. Uno, il principale. Come purtroppo. Sì, lasciare casa è sempre un dispiacere, in alcuni casi. Però hai preso una decisione, purtroppo. Cioè, vivila con un po' più di entusiasmo, no, questa decisione. Sì, per carità, ci sono le scartoffie burocratiche da risolvere, però anche, no, uno spirito magari più positivo aiuta. Sì, ok, vedi la gente spenta. Allora, andiamo avanti. Sì, Di queste notizie ok. terribili, diciamo. Allora, passiamo comunque. Oh, dopo 4 minuti, più della metà di video, ci dice finalmente questa notizia terribile. Adesso, se non è un qualcosa, insomma, di importante, ne rimango deluso. Sentiamo qual è questa notizia terribile. Terribile, diciamo, la fase principale del video. La notizia terribile è che probabilmente io sono una mosca bianca. Per quello che ho messo anche una maglietta bianca, azzurro, bianca. No, è bianca e nera. Dunque, una mosca bianca e nera, il Lambrene Damus? E questa sarebbe la notizia terribile? Che poi non è che il Lambrene Damus sia l'unica mosca bianca dell'Italia, penso, eh. Che di solito io, vabbè, a parte che ho centinaia di magliette che uso durante, cioè, ho le magliette di tutti i colori, che uso bianche, rosse, bianche, generalmente. Sta facendo vedere la collezione Lambrene Dettonica. Moda Lambrene Detto 2024. Forte sta parte. Piace quando faccio i video vestirmi di black, così la gente parla, così dice, minchia Malambre, ma c'hai solo le magliette nere, non le cambi mai, c'hai solo le magliette nere. Però è vero, in molti video c'è sempre le magliette nere. Vabbè, questa qua è la notizia terribile. Sentiamo un po', andiamo un po' avanti. Sì. Piace alla gente parlare, parlare. Ma c'è sempre la stessa maglietta. Piace alla gente, ma io sono contento perché io gli do carne, gli do carne, gli do la brace, gli do. Anzi, quasi quasi mi però un video parto con la maglietta nera. Allora, la notizia terribile è questa, ragazzi. Il campionato di calcio è iniziato, penso, non so quando inizia adesso, agosto, settembre, non so neanche quando inizia. E la notizia terribile è che io non so niente. Ah, questa era dunque la vera notizia terribile. Avevo capito che fosse quella della mosca bianca. Babbo, dai. Video ironico dell'Lambrene Damus ci sta, però certo, per arrivare a questa fantomatica notizia terribile, 5 minuti, quasi 6 minuti di video, ragazzi. E chiamarlo così l'episodio, ragazzi, è una notizia terribile. Per dare la notizia terribile dopo 6 minuti. Va bene, vabbò, ragazzi. Questo fermo immagine, bello, mi piace. Questa espressione dell'Lambrene Damus che ci sgrana, che ci, no, ci scannerizza con i suoi occhioni, è tutto. Ciao, ragazzi.